Per la quindicesima e ultima giornata del girone di andata del campionato Eccellenza Girone A 2019-2020, il Fratres Perignano ospita allo stadio Mauro Matteoli la Cuoio Pelli. Padroni di casa che schierano dal primo minuto Rizzato, Lucarelli, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Igbinevka, Filippi, Fiaschi, Remedi e Couco. Ospiti che rispondono con Puccini, Anichini, Magnani, Mancini, Carli, La Rosa, Montecalvo, Caciagli, Bianconi, Nicolai e Bianchi. L'avvio della gara sorride alla Cuoio Pelli, un lancio dalla linea di metà campo da parte degli ospiti innesca Bianchi che brucia in velocità Genovali, anticipa l'uscita di Rizzato, il suo destro di scivolata si stampa su traversa prima di venire allontanato via dalla difesa. Al decimo minuto cross dalla sinistra di Mancini sul secondo palo per Bianchi, la sua conclusione ribattuta finisce tra piedi di Montecalvo che sistema palla sul destro, tenta il tiro più di precisione che di potenza, Rizzato blocca a terra. Il Frates si fa vedere al quarto d'ora, dagli sviluppi in messa laterale Remedi mette al centro, la palla viene toccata, arriva Gamba che calcia al volo di sinistro, il suo tiro è deviato in angolo. Poco più tardi Couco lavora bene sulla fascia sinistra, si ferma al vertice dell'area, manda un filtrante per Filippi che si porta in posizione fin troppo rifilata, Puccini chiude lo specchio della porta, palla sbatte su Filippi e sua rimessa dal fondo. Un minuto dopo Gamba cambia completamente gioco da sinistra a destra per Lucarelli che porta palla avanti per qualche metro prima di servire Gminevka al limite dell'area, la soluzione con il destro non impensierisce Puccini che blocca facilmente. Al 31esimo Filippi apre sulla destra per Remedi, Remedi riceve, si accentra e libera il sinistro, su conclusione viene sporcata il piastro arrivare Filippi che condiziona tocco sotto in palo batte Puccini per l'1-0 dei padroni di casa. In chiusura di tempo Bianconi riceve spalle alla porta, si gira, vede il movimento di Nicolai, lancia a scavalcare difesa, Nicolai stoppa il destro, gli porta palla sul sinistro e calcio di potenza, Rizzato tocca e manda oltre la traversa. Al 46esimo minuto nuovo lancio in profondità da parte a Cuoio Pelli, ancora una volta Bianchi prende l'infilata di difesa rosso-blu, arrivato a limitare la piazza diagonale destro dove Rizzato non può arrivare, palo interno e poi gol per il pareggio a inizio ripresa. La Cuoio Pelli spinge sul acceleratore, Carli sfonda sulla faccia destra, mette al centro per Bianconi che stacca più in alto di tutti, Rizzato in qualche modo sfiora il pallone quel tanto che basta per evitare la doppia agli ospiti. Al 57esimo minuto rimessa per il Frates, Gamba manda un campione dentro l'area, Puccini fa un'uscita a vuoto, Couco lo anticipa di testa, la palla si impenna prima di terminare oltre le porte dopo rimbalzo ed è 2-1, quarta domenica consecutiva al segno per Couco. Il Frates vuole allungare il punteggio, Couco riceve vicino all'ho di destra, vede serve con il tacco di Marco Rimedi che controlla, gira per il Caftarazze che si allunga la palla, stavolta il tempismo di Puccini è perfetto, il portiere Cuoio Pelli neutralizza l'occasione per il rosso blu. Al 68esimo Caftarazze con un bel movimento si libera avversari con filtrante, mani in aria Couco, Couco sfugge a Carli che interviene con maniere forti, Couco casca a terra, ma per l'arbitro non ci sono estremi per il calcio di rigore, rivediamo al replay l'azione, vediamo come la maglia si allunghi da. Ma per l'abito non ci sono stati gli estremi per il fischio. I padroni di casa vogliono chiudere i contenti tempo, gamba e testa spedisce verso Couco che difende il possesso col fisico, incrocia per Caftarazze che sterza di bello avversario, calci destro ma Puccini respinge al mittente a conclusione. Nel finale arriva il forza a Cuoio Pelli, Caciaglia al limite dell'area, attira attenzione difesa e lascia sulla destra a Carli che di prima intenzione mette a centro per Bianchi in fuorigioco, Rizzato con un super intervento manda comunque oltre la traversa. Poco dopo stesso copione, la Cuoio Pelli manovra stavolta sulla faccia sinistra del campo, cross per Bianconi, pescato oltre la linea dei difensori, colpisce comunque i testi, Rizzato con un tuffo veramente finito, toglie la palla di porta nonostante la bandierina alzata del guardalinee. 29 punti, recita questo la classifica del Fratres Perignano alla fine del girone di andata. I rossoblù virano la boa di metà campionato sconfiggendo al Mauro Matteoli la Cuoio Pelli per 2-1 e complice la sconfitta del Camaiore a Cascina. Volano al secondo posto in solitaria all'inseguimento della capolista Pro Livorno Sorgenti, distante 6 lunghezze. Non male per una squadra partita con l'obiettivo di salvarsi che da diverse settimane si trova nei quartieri alti della classifica del campionato di eccellenza. Settimana prossima incomincia il girone di ritorno al Matteoli, arriva il Montecatini.